arrivati alla cittadella imperiale. Questo qua è l'ingresso. Andiamo a prendere i biglietti. Per entrare qua dentro nella cittadella imperiale Tanglong abbiamo speso 70.000 dong a testa, 140.000 dong, che equivalgono a circa 5,10 euro. Ci facciamo un giro in velocità in questo palazzo che era qua sopra. Questa cittadella è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO nel 2010 ed è poi stata aperta al pubblico nel 2012. La tartaruga è uno degli animali sacri del Vietnam. Il drago, un altro dei simboli del Vietnam. Qua ci sono dei resti e guardate quell'albero. Cresce bello rigoglioso sopra questo palazzo. Guardate questi qua, sono bellissimi questi vasi. È bellissimo questo drago. È fatto, sono vari pezzi perché sono vari colori. Adesso vestito dell'epoca, forte. E le scarpe? Queste probabilmente sono le scale per scendere nei bunker, se non abbiamo capito male. Vediamo un po'. Eh sì, questi sono i bunker da dove un po' gestivano la situazione militare nei periodi di crisi. Era un quartiere generale da dove organizzare, insomma. Questo deve essere un altro bunker, però è chiuso, da dove probabilmente organizzavano la difesa o il contrattacco nei periodi di guerra. Questa è la pagoda delle principesse. Ora entriamo all'interno. La visitiamo un po'. C'è una scala che sale su. Molto ripida. Era il luogo dove alloggiavano le dame di compagnia e le concubine dell'imperatore quando lui era ad Hanoi. It's closed. La pagoda è costruita su tre livelli, qua c'è un altro livello ma è buio e non si vede. E comunque è chiuso. Ogni livello ha un tetto in tegole tubolari, con grondaie rivolte verso l'alto e decorate con teste di drago. Vedete là? Forse si vede. Vedete questi alberi? Sono alberi da frutto, con i frutti già impacchettati, pronti per i mercati. Questa è la Torre della Bandiera, che si trova all'interno di questo complesso ed è il simbolo cittadino.